Ciao ragazzi, questa mattina mi sono svegliato con l'intento di portarvi un nuovo video su One Piece. Infatti, se ricordate bene, io ho iniziato recentemente un nuovo rewatch di One Piece da zero, nonostante abbia già visto tempo fa buona parte della serie, ma questa volta lo sto guardando con molto più interesse ed attenzione. Dopo la basta non ho fatto nessun video fino ad ora perché prima di Water 7 non è che abbia visto chissà che qualità, o meglio, comunque la saga di Skypiea non era niente male, ma secondo me non era comunque a livello di quella di Alabasta. Più che altro perché nonostante fosse strutturata molto bene l'ho trovata un po' troppo ripetitiva, soprattutto nella parte centrale, e poi il finale non è che mi sia piaciuto troppo. Anche vero che Eneru è un personaggio veramente fantastico. Peccato che come sempre in One Piece questi maledetti cattivoni non li approfondiscono quasi mai, almeno per ora. Vabbè, la saga di Foxy stupida e riempitiva, e in ogni caso arriviamo finalmente a Water 7 e poi Enies Lobby, che è la saga di cui vorrei parlarvi un po' di più oggi. Devo necessariamente inserirle insieme perché si tratta di due saghe strettamente collegate fra loro, perché la prima serve ad introdurre nuovi personaggi, misteri ed intrighi che poi troveranno il loro pieno sviluppo proprio nella seconda saga, che secondo me è attualmente la miglior saga di One Piece tra quelle iniziali. Water 7, nonostante non sia una saga ricca d'azione, devo dire che comunque è una parte della storia davvero ben scritta e strutturata, dalla storia di Franky al tradimento dei membri della CP9, e ciò si noterà tantissimo poi in Enies Lobby, perché lì poi tutti i misteri principali verranno a galla attraverso flashback e vari eventi collegati davvero benissimo. È evidente che l'autore Eiichiro Oda sia stato davvero minuzioso nei dettagli di ogni singola cosa e che abbia strutturato perfettamente la storia, riuscendo ad incastrare ogni evento che poi avrà un senso logico e coerente con se stesso e con tutta la storia di One Piece in generale. Ed è proprio questa la nota di merito principale che mi sento di dare a One Piece dopo aver visto queste saghe. Non che prima la storia fosse meno coerente e quant'altro, ma qui davvero del meglio di sé in tutti i sensi. Sempre parlando di tutte le saghe iniziali fino a Enies Lobby, ripeto, perché poi ovviamente ce ne saranno moltissime altre che devo ancora rewatchare. Enies Lobby invece è una saga molto ma molto più ricca d'azione rispetto a Water 7. È la saga in cui Luffy barra Ruffy barra Rubber inizia a diventare più responsabile e riesce anche a ottenere nuovi poteri finalmente. E poi anche molti altri membri della ciurma riusciranno ad avere una loro evoluzione e maturazione, e poi anche loro dei power up. Davvero molto emozionante l'addio alla Going Merry, soprattutto per come è stata trattata fin da Water 7, il rapporto con Usopp, l'incredibile storia di Nico Robin che avevamo lasciato da parte tanto tempo fa, molti personaggi della ciurma che come abbiamo detto finalmente ottengono nuovi power up sia negli scontri che proprio da un punto di vista di sviluppo di essi, di maturazione, soprattutto appunto il protagonista grazie specialmente alla storia di Nico Robin e a ciò che le accadrà. Molto belli i confronti e rapporti che si hanno tra vari personaggi, ed in particolare però mi sento di fare complimenti anche alle soluzioni di trama, perché non sono così banali e scontate come potrebbe sembrare. Diciamo che gli esiti finali degli scontri o di momenti particolarmente memorabili sono sì prevedibili, come accade con tanti altri shonen, ma molti dettagli e cose che accadono all'interno della storia, devo dire che diversamente dalle prime saghe che avevamo visto in One Piece, sono molto più interessanti. Ci sono delle scelte più insolite ed innovative. Insomma, senza calarsi troppo nei dettagli, perché stiamo pur sempre parlando di saghe iniziali rispetto a dove siamo arrivati tuttora, io mi sento davvero di fare i più grandi complimenti a One Piece. In questa fase della storia ha raggiunto dei picchi notevoli, in particolar modo dal punto di vista narrativo, quindi proprio per ciò che concerne la storia. Una storia davvero grande che man mano che va avanti comincia ad aprire tante nuove strade, nuove questioni che Eiichiro Oda riesce a incastrare perfettamente e rendere coerente tutta la storia precedente senza rovinarla. È un'avventura ricca di elementi che mentre riusciamo pian piano a scoprire ne vengono introdotti di nuovi in maniera ottima. Per spendere giusto qualche parolina per quanto riguarda l'apparato tecnico di questa fase della storia, ovviamente c'è stato un notevole miglioramento rispetto alle prime puntate. Non solo cambia il formato dai 4 terzi ai 16 noni, ma poi comunque lo stile grafico migliora abbastanza. Però è comunque evidente che si tratti di una serie piuttosto vecchia da un punto di vista grafico, almeno fino ad ora, lo so che poi migliorerà. I disegni sembrano comunque un po' più vecchi rispetto alla loro effettiva data di rilascio. In realtà subito dopo Enies Lobby ho notato ancora un altro miglioramento ancora più evidente. Mi sono però dimenticato di dire che per quanto riguarda le musiche ne hanno aggiunte di nuove veramente fantastiche, che tuttora sono tra le più memorabili di One Piece in assoluto. C'è da dire però che qui le puntate diventano sempre più brevi, perché se prima duravano circa 20 minuti, adesso sono addirittura andati a fare circa 7-8 minuti di
ricapitolazioni in alcune puntate. Però alla fine One Piece ha fin troppe puntate, quindi per me va più che bene. Detto ciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate di queste saghe di cui ho parlato. Se siete felici che mi stia piacendo One Piece, perché sì, mi sta piacendo e assolutamente non poco. Seguitemi sui vari social che trovate qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.